palombari della Marina Militare sono un vero punto di riferimento per tutte le operazioni subacquee, un'eccellenza assoluta ammirata e riconosciuta in tutto il mondo che quest'anno festeggia il novantesimo anniversario dalla fondazione. Sì, buongiorno a tutti, il novantesimo compleanno della categoria palombari verrà festeggiato dalla Marina il primo luglio con un convegno che riguarderà il ruolo e l'attualità della componente subacquei della Marina in un contesto internazionale estremamente particolare come quello che viviamo oggigiorno. Il 15 luglio avremo un altro, un altro evento a Porto Venere, il primo evento alle Grazie, l'altro evento a Porto Venere, dove avremo in sostanza un escursus storico sulla categoria dei Palombari. Per chiudere poi con il terzo evento, che sarà un concerto della banda centrale della, della Marina a, alla Spezia. Porto Venere è la casa dei palombari, un legame antico e indissolubile. È un legame indissolubile che dura da anni. Eh, sul territorio abbiamo sempre avuto il raggruppamento Subacque Incursori. Abbiamo tanti palombari che sono nati, cresciuti e che vivono qui, si sono stabiliti qui e hanno formato una famiglia sul nostro territorio. Quindi. C'è sempre stato un legame indissolubile che continuerà nel tempo. Più in generale tutto il nostro territorio ha un legame speciale con la Marina Militare. Il nostro territorio, la città di La Spezia... È appunto legata alla Marina da una storia ormai ultracentenaria, oltre 150 anni sono trascorsi da quando la Marina ha iniziato a mettere piede nella nostra città e quindi condividiamo questa esperienza con loro, con queste eccellenze e i Palombari sono un'eccellenza che oggi compiono i loro 90 anni e siamo veramente felici e onorati di poterli ospitare in città per i loro eventi, diciamo legati al 90 compleanno è veramente perché è un'eccellenza unica al mondo agire sott'acqua con precisione e velocità non è affatto semplice per diventare un basco blu della marina occorre superare un percorso molto selettivo chi ci riesce ha davanti a sé una carriera non semplice ma ricca di emozioni e molto professionalizzante si affronta un corso che dura 14 mesi dove ci sono diverse prove fisiche ma anche mentalmente ci sono delle prove comunque da, da superare perché ti metta alla prova 14 mesi sono lunghi quindi i momenti di, di sconforto ce ne sono parecchi ma l'importante è comunque andare convinti verso il proprio obiettivo quello di arrivare alla fine del corso. Una carriera che non è solo al maschile ma anche al femminile, anzi un valore aggiunto. Sì, è eh, anche femminile, quindi spero comunque di incentivare eh, le ragazze comunque che vogliono intraprendere un percorso come il mio, spero di mandare un messaggio positivo a tutte loro che comunque eh, in qualche modo vogliono intraprendere un percorso così.